Ciao a tutti, buonasera, eccomi qui per il primo video di questo mio nuovo canale. Campionato fermo, quindi nulla di, diciamo, da commentare per quanto riguarda l'attualità. Stasera mi voglio soffermare su un aspetto abbastanza delicato della storia della Juve in questo momento, che è il rinnovo del contratto di Paolo Dybala. Rinnovo che sembra più una telenovela argentina che non un vero e proprio, insomma, contratto da firmare per buona pace di tutti. C'è questo Jorge Antun che fa la spola tra l'Argentina e Torino, però siamo entrati ormai nel 19° mese e siamo sempre fermi al la firma deve arrivare. Manca un giorno, manca 2 giorni, manca 10 giorni, ma questa benedetta firma non arriva. Ora, se mi chiedete se io amo Paolo Dybala, la risposta è sì. Come fa un tifoso juventino a non amare Paolo Dybala? Quella sua faccia pulita, proprio da Juventus, diciamo così, da Juventus. Però è anche vero che esistono due Paolo Dybala, secondo me. Uno prima del Covid e l'altro post-Covid. Paolo Dybala prende il Covid il 20 marzo del 2020. Bene, ragazzi, da quel giorno Dybala non è più stato il Dybala che noi conoscevamo. Non si è mai più ripreso. Questa è la verità. Poi ce la vogliamo raccontare diversamente, diciamoci tutto quello che vogliamo, ci vogliamo prendere in giro. Io non intendo prendere in giro né me stesso e né voi. Per cui Dybala, dopo il Covid, non si è più ripreso. Ha iniziato ad avere il primo infortunio, che poi è stato forzato il suo recupero perché serviva nella partita di ritorno con Lione. Sarri lo butta dentro, dopo qualche minuto, trac, rotto. Inizia il nuovo campionato con Pirlo e Dybala non c'è, perché deve ancora riprendersi da quell'infortunio. Con Pirlo gioca 20 partite su 38 di campionato, senza essere più il Dybala decisivo. Noi ci ricordiamo quante partite, soprattutto nei terzo, quarto anno di Allegri, finiscono Juventus 1, avversario 0, gol di Dybala. Ce ne sono almeno 3, 4, 5 a mia memoria, con la Roma, col Milan. Però dopo il Covid Dybala non è più stato Dybala. Ora, il punto è: tu, società Juventus, che vuoi investire in Dybala per farlo diventare il tuo uomo immagine e per metterlo al centro del progetto di campo per il prossimo quinquennio, stai investendo occhio e croce fra stipendio, tassazione e commissione al procuratore intorno ai 100 milioni in 4 anni. Ora, pensi di essere sicura tu, Juventus, che Dybala tornerà ad essere il Dybala che ti assicura 30, 40, 50 partite a stagione ad ottimo livello? Perché poi, se gli viene dato uno stipendio da top player, deve rendere come un top player. Perché altrimenti di che stiamo parlando, ragazzi? Di che stiamo parlando? Io provocatoriamente, sul mio blog, che vi invito a seguire, orgogliosamente bianconero, poi troverete il link sotto questo video. Nella mia disamina ho scritto che fosse per me oggi in Italia, se io devo prendere un giocatore, ovviamente non voglio paragonare Dybala al giocatore che sto per nominare, ma se io devo prendere un giocatore e devo dargli 8-10 milioni all'anno, io oggi, come riferimento, mi prendo un giocatore come Barella. Voi mi direte: ma che c'entra Barella con Dybala? No, Barella non è che lo voglio paragonare a Dybala. Barella è quel giocatore a cui io,
società, posso chiedere e so che lui me li può dare, mi può dare 50 partite a livello costante di quantità, di qualità, di gol dai centrocampisti, che Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno alla Juventus. Ecco perché io dico, bisogna pensarci bene a questo rinnovo, perché ne va in ballo la vita sportiva della Juventus dei prossimi 4-5 anni. Chiudo dicendo che anche il discorso di posizionamento in campo c'è un po' di confusione, perché qui si attribuisce sempre all'allenatore di turno, che sia Allegri, che sia Sarri, che sia Pirlo, il perché Dybala venga sempre dietro a centrocampo a prendere palla per dare qualità alla squadra, visto che in quella zona del campo la qualità manca ormai da tempo immemore. Però questo famoso tuttocampista, Dybala forse è lui il primo che vuole, diciamo, assumere questo ruolo. Perché poi, se ci ricordiamo, anche in passato abbiamo avuto giocatori, nomino Platini, perché Platini è stato uno dei tre fenomeni assoluti che hanno vestito la maglia della Juventus. Ma Platini faceva veramente il tuttocampista con i lanci di 40-50 metri per Laudrup, per Boniek. Però poi ce lo siamo ritrovati per 3 anni consecutivi capocannoniere della massima serie. Per cui, come andrà a finire la telenovela di Bala? Staremo a vedere. Ciao amici, alla prossima, fino alla fine.